Ascolti TV Ulisse chiude in crescita. Tussi Cuevales bis il 30% di share continua il successo di Tussi Cuevales, il grande show del sabato sera di Canale 5. La quarta puntata della quinta stagione, andata in onda sabato 20 ottobre, è stata vista da 5.123.000 telespettatori, pari al 29,6% di share. Nel corso della messa in onda, il talent show prodotto da Maria De Filippi ha sfiorato punte di oltre il 40% di share, battendo di netto Ulisse, Il piacere della scoperta, il ciclo di documentari con cui Alberto Angela ha vinto la sfida di portare la cultura al sabato sera in prima serata sul primo canale della TV di Stato. Si è trattato di un esperimento molto importante che ha dimostrato che c'è una fetta di pubblico molto curioso pronto all'ascolto. Sono stati 4.453.000 telespettatori, pari al 22,5% di share, a seguire l'ultimo viaggio straordinario alla scoperta dei tesori di una delle corti più importanti, quella dell'imperatrice Elisabetta d'Austria, che noi conosciamo tutti con il nome Sissi. La prossima settimana Tussi Cuevales dovrà sfidare la prima puntata di Portobello con Antonella Clerici. Lo storico programma ideato e condotto da Enzo Tortora vedrà la presenza nel cast di Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, nel ruolo che fu di Renée Longarini, la coordinatrice del centralino. Riuscirà a mantenere ancora alti gli ascolti contro il mercatino dell'usato di Rai 1? Punto interrogativo. Tussi Cuevales vince la sfida audita il controlli se gli ascolti tra ancora una volta Tussi Cuevales si conferma leader negli ascolti e un grande successo sui social. La quarta puntata del talent prodotto da Maria De Filippi è riuscita a trionfare sull'ultima di Ulisse, Il piacere della scoperta, di Alberto Angela. Sono state tante le esibizioni e gli artisti che hanno calcato il palco di Tussi Cuevales. Tra le più importanti della puntata del 20 ottobre ricordiamo quella del mago Michael San Nicandro che ha stregato Belen Rodriguez non soltanto con i suoi trucchi. Dopo averlo visto, la showgirl ha commentato: oggi è Natale, comunque Maria mi vuole trovare il fidanzato a tutti i costi. Il numero di Farid non è iniziato nel migliore dei modi. Il concorrente ha portato in studio le sue acrobazie ma ha perso l'equilibrio cadendo. Bruce Favo ha sorpreso i giudici con la sua speciale punteggiatura. Che sia una virgola o un punto esclamativo, è stata tutta questione di bacino. Belen Rodriguez e Gerry Scotti sono scoppiati in lacrime per la storia di Luca Guadagnini. Il cantautore ha dedicato un brano alla figlia Aurora, morta a 20 mesi per un tumore sulla ghiandola surrenale.